I diritti, soprattutto delle persone più deboli, più emarginate, vanno portati in sede europea, perché altrimenti l'Europa che ci sta a fare se non tutela laddove siano violati i diritti umani fondamentali? Il ruolo è anche questo. È chiaro che l'Italia, così come gli altri paesi europei, devono fare un nodo che divenga, che ci sia una riforma dei trattati e che l'Europa divenga un'Europa federalista, democratica, laica, e tutto questo purtroppo manca e lo vediamo. Adesso sentiamo parlare come di una cosa bellissima che viene propagandata, il sovranismo. Io voglio ricordare che un liberale come Luigi Einaudi, alla fine dell'Ottocento, quindi a scavalco tra l'Ottocento e il Novecento, che cosa disse? Dobbiamo liberare dai cuori degli europei l'idolo immondo del sovranismo e dei nazionalismi, perché altrimenti la guerra è in Europa e non potremmo mai scongiurarla. Quindi già allora parlava di esercito europeo, e invece noi abbiamo 27 eserciti, 27 politiche estere. Quindi Luigi Einaudi, credo che sia un nome che almeno per chi ha studiato un po', adesso io mi rivolgo anche ai giovani, no? Perché poi il rischio è che i giovani non vadano a votare, però andate a vedere, se non altro magari su Wikipedia, chi era Luigi Einaudi. Allora, a questi ragazzi, fra l'altro, vogliamo che siano sgomberate, mi rivolgo anche a loro, così come ai detenuti. Ma i detenuti come ci arrivo io? Solamente con le visite in carcere, che ne ho fatte tantissime, ma per fargli sapere che sono candidata, come faccio? Io spero che magari guardino qualcuna delle vostre televisioni e lo sappiano, perché veramente con Marco Pannella è stata una vita dedicata ai loro diritti fondamentali e di tutta la comunità penitenziaria. Tornando ai giovani, io vorrei che si sgomberassero dal campo anche le ipocrisie italiane. Perché? Io sono antiproibizionista sulle sostanze stupefacenti leggere. Ho pagato di persona, ho fatto le disobbedienze civili, mi sono autodenunciata, sono stata condannata perché l'ho fatto pubblicamente, e questo mi è costato. Allora, l'ipocrisia del nostro Stato e di molti altri Stati qual è? È che sembra che con il proibizionismo, cioè la galera per il piccolo spaccio, la droga sia sparita. No, la droga ce n'è di più, perché con il proibizionismo la droga vale di più, e chi la regolamenta non è lo Stato, che potrebbe fare una regolamentazione più o meno severa a seconda delle sostanze. La regolamenta la criminalità organizzata. La regolamentano i grandi cartelli criminali, che poi si avvalgono della manovalanza. Allora, questa è una ipocrisia, dicendo: ah no, la droga no, la droga fa male. Sì, fa male. Non tutte le sostanze stupefacenti sono uguali, perché se diciamo ai ragazzi che uno spinello è uguale all'eroina o alla cocaina, gli diciamo una bugia e loro non ci credono. Invece dobbiamo dire ai ragazzi anche quali sono le conseguenze negative. Vedete, è un po' come il tabacco, no? Il tabacco è una delle droghe più pericolose. In Gran Bretagna avevano fatto una statistica e stava sotto l'eroina il tabacco. Però che cosa è successo con il tabacco? Che è stato regolamentato. Sui pacchetti di sigarette c'è scritto quanto fa male il tabacco, e molte persone hanno deciso, sono ormai milioni, di smettere di fumare.
però diviene una scelta di responsabilità individuale. Insomma, con i proibizionismi non è che si va molto d'accordo con i giovani.